Questo è il concorso in cui premieremo le migliori gelaterie, i migliori gusti della provincia di Varese, migliori secondo i vostri gusti e secondo quelli dei nostri lettori. Tantissimi lettori. Abbiamo ricevuto una marea di commenti, solo 7.000 sul nostro blog e 24.000 voti, e le gelaterie dovrebbero essere più che soddisfatte. Molte delle gelaterie sono qui presenti, molti, data la stagione, stanno servendo gelato, ci hanno chiamato e vi salutano, e parecchi hanno portato qui un omaggio gentilissimo dei loro. Alla fine della presentazione potremmo assaggiare il buon gelato che ci hanno gentilmente offerto. Vi presento tre persone grazie alle quali siamo qui: il direttore di Varese News, Marco Giovannelli, che è il creatore anche di questa idea, oltre che delle altre di Varese News. Microfono. Il mio collega di blog che ha realizzato sul blog le interviste insieme a me, Roger Caperalta, che è la mia valletta per l'occasione, e sono lieta. E poi vi presento lo sponsor grazie al quale abbiamo realizzato questa iniziativa, che è TGC, e c'è qui Lorenzo, che salutiamo e lo ringraziamo. Noi teniamo corsi, facciamo assistenza tecnica, vediamo tutto per quanto riguarda la gelateria, pasticceria, ristoranti, tutto quello che può essere questo ambiente. Noi vi ringraziamo, ringrazio anche per i buoni, per tutto quello che ci ha dato, che mangerete qua, il signor Luca Mozzoni, che è un nostro collaboratore. Chi vi darà il gelato? Che è quella ragazza che non mi conosco. Veronica, giusto Veronica? Se la volete vedere, lavora a Gioia, quindi la ritrovate là. Quindi grazie a tutti. Buon gelato a tutti! Adesso passerai a quello che volete sapere, cioè chi ha vinto. Però, come ogni premiazione che si rispetti, abbiamo dei super testimoni. I Truzzi. Fate un salto per i nostri gelati. Qual è il vostro posto preferito? Nutellone. Grande. Uno che non c'è. Sì, io devo trovare il tamarindo africano. Allora, adesso entriamo nel vivo. Per la migliore gelateria della provincia di Varese sono andati in finale 10 gelaterie, a Bardano la fredda tentazione, 16 gusti di questo Arsizio che qua presente salutiamo e ringraziamo, il mio gelato di Castronno, i gelati di Camilla, il dolce sogno di Castellanza, Cagliari di Ruino che dopo 15 anni fa una vacanza quindi non c'è di saluta, il colore di Porto Ceresio, Guasi di Varese, il Mirtillo di Varese e infine Dolce Argentina di Varese anche qui. Aspettate, al terzo posto, al terzo posto si è classificato Cagliari di Luino e quindi mi paghiamo per leggere? Se devo fare la copia la faccio assieme. The winner e un po' di suspense. Un pubblico attento in questo momento farebbe 16 gusti di Busto Arsizio. Che a questo punto dovrà inventare un gusto apposta chiamato Truzzi Volanti e Varese News. Hai due possibilità, due gusti nuovi da inventare, giusto? Varese News e Truzzi Volanti. Sì, il mio no. Chiamiamo anche la seconda gelateria classificata in Mirtillo di Varese. Il numero di commenti ha ricevuto
il maggior numero di commenti. Quindi complimenti anche voi, sì? Quasi tutti direi. Quasi non ci credo. Allora, questo è per voi? La premiazione è vera? Bacio! Sì, buongiorno a tutti, abbiamo dopo la categoria miglior gelateria abbiamo anche la categoria gusto più buono, anche qui naturalmente abbiamo avuto una selezione preliminare fatta dai nostri lettori e sono arrivati in finale 10 gusti delle gelaterie della provincia di Varese, che sono nell'ordine gelato con il latte di capra dell'agriturismo Il Vecchio Castagno di Angera, il pistacchio della Fredda Tentazione di Bardello, l'asfalto extrafondente dei gelati di Camilla di Carnago, il fior di latte al miele d'acacia, il fior di panna al miele d'acacia del dolce sole di Castellanza, il nutellone del mio gelato di Castronno, il premier di Cagliani Tre Ponti, Aluino, il cocco del Gorosone a Porto Ceresio, la crema del cielo del Busta Argentina di Varese, la sacchera del Bosi di Varese e il gioriotto del Gioia, sempre di Varese. Anche qui abbiamo i primi tre. Posso annunciare il terzo e poi daremo la parola ai concorrenti per il Varese. Quindi al terzo posto si piazza il gusto Sacher del Rosi di Varese. Anche in questo caso un pubblico attento, vedendo la busta, inizierebbe a fare? Premier Gagliani di Guido! Il secondo gusto classificato che è il gioriotto di Gioia a Varese. Noi stiamo già per dire che sono anni che facciamo una certa comunque. Dobbiamo creare un video ufficiale. Brava! Brava! Complimenti! Un po' legato, penso.